Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento andiamo a rimodulare l'articolo 10 che riguarda principalmente l'elezione della commissione esecutiva, che come molti di voi hanno capito non è altro che l'organo esecutivo allargato, esteso a più soggetti, che va a rappresentare l'assemblea della consulta cittadina. Di fatto abbiamo avuto la necessità di riscrivere completamente questo articolo proprio a causa di quella modifica di cui parlavo nell'emendamento precedente, e cioè l'iscrizione di diritto dei presidenti di consulta municipale in consulta cittadina. Chiaramente questa iscrizione va in qualche modo a garantire anche a questi soggetti la possibilità di far parte di quella commissione esecutiva. Sempre come accennavo prima, di fatto possono eleggere tra di loro alcuni rappresentanti. Quindi quello che fa questo emendamento non è altro che principalmente andare a creare un nuovo bilanciamento nella commissione esecutiva della consulta cittadina, chiaramente, composta in questo modo da quattro associazioni, tre presidenti di consulta municipale, se ovviamente presenti, perché ricordiamo che non è detto che poi ci sia questa pluralità di presidenti, dipende dalla Costituzione da parte dei municipi, quindi è un fino a tre sicuramente e due soggetti singoli, visto che abbiamo detto che soggetti singoli con disabilità o loro rappresentanti possono iscriversi alla consulta cittadina. Come vedete, il bilanciamento è veramente a favore delle rappresentanze, per questo io continuo a non comprendere la chiusura netta nei confronti di cittadini singoli che si possono iscrivere alla consulta cittadina. Quindi un bilanciamento completamente favorevole per le rappresentanze. Una cosa importante è che la commissione viene eletta dall'Assemblea attraverso una modalità che prevede che ogni gruppo, quindi le associazioni, i presidenti, i singoli, votino in seno a se stessi, quindi al gruppo in sé, questi rappresentanti. Quindi non vota l'Assemblea tutta insieme, ma si vota per gruppi, mentre il presidente e il vice vengono eletti dalla commissione stessa. In generale, le associazioni e i presidenti di consulta municipale hanno due voti in assemblea, mentre i singoli cittadini hanno un voto. Quindi è chiaro che questo aspetto va anche ad inficiare all'interno della commissione esecutiva. Ne deriva che l'introduzione limitata di cittadini singoli in consulta cittadina non comporta una limitazione del maggior peso degli organismi rappresentativi, che riteniamo comunque di voler garantire. Ogni gruppo, abbiamo detto, vota insieme a se stesso e viene costituito così un organo esecutivo ampio e bilanciato tra questi soggetti, favorendo maggiormente i soggetti rappresentativi rispetto ai singoli. Grazie.